vedere la numero 5, La Polvere, scritto e diretto da Fabio Rosati, interpretato da Donatella Russi e Alessandro Galimberti. Vediamo. Ok, La Polvere. In funzione. Oh mio Dio, non mi ci fa pensare. Ti prego, amore, calmati. Calmarmi? Come potrei? Pensando che quella polvere che ci si attaccava addosso, che eravamo costretti a respirare, o a mangiare con quel tozzo di pane raffermo, potesse essere addirittura un nostro familiare che non vedevamo più trascinarsi come un morto vivente nel campo. Ma ne sei uscita viva da quella tragica esperienza ed oggi è diverso. No, Elisa, non è oggi che è diverso. È la mia vita che è diversa. Perché certi segni rimangono indelebili. Proprio come lo è questo. Anch'io ne ho uno. Ma questo lo devi considerare come il tuo portafortuna. Il mio portafortuna? Ma sei impazzito o cosa? Ma sì, amore mio. Il tuo portafortuna, perché finché riesci a leggerlo significa che sei sopravvissuta e puoi ancora testimoniare l'orrore che gente come noi ha vissuto in quel maledetto campo. Ma chi vuoi che interessi ancora una storia come questa? Tutte le persone che non vogliono stupidamente ignorare. Perché quella volta è capitato a noi, ma potrebbe capitare a chiunque altro, solo perché parla una lingua diversa, o perché ha un colore diverso degli occhi, che un pazzo ha deciso che sia necessario per essere considerati una razza eletta e non da sterminare. Tu pensi che potrebbe succedere ancora? Sarebbe terribile. Voglio sperare che il sacrificio della nostra gente sia stato sufficiente per evitarlo. E che oggi gli esseri umani si rendano conto che è molto meglio salvarla piuttosto che distruggerla. Così come hai fatto tu con il figlioletto del comandante del campo? Non ho fatto nulla di eccezionale. Ti hai semplicemente salvato la vita. E cosa avrei dovuto fare? Ah sì, forse fare come gli altri che sono rimasti fermi, che per paura che uscendo dall'inquadramento sarebbero stati picchiati o forse fucilati. È più facile che non si siano mossi, sperando così di vedere quell'aguzzino del comandante soffrire le pene dell'inferno e capendo cosa voglia dire veder soffrire e morire una persona ingiustamente. Era solo un pargoletto di 3 anni, sfuggito per un attimo al controllo dei genitori e che stava andando pericolosamente contro il filo spinato elettrificato, solo perché stava rincorrendo una palla. Sarebbe stato giusto così. E invece no! Anche perché, se per ripicca non l'avessi salvato, sarei stato disumano esattamente come il padre. Ah, certo! Perché tu è diventato più umano, vero? Se non altro, quel giorno, per riconoscenza, ci ha fatto trascorrere una notte insieme, contrariamente alle regole del campo. L'unica. Sempre meglio di niente, no? Amore mio, ma ti ricordi quanto è stato meraviglioso stare l'uni abbracciata agli altri? Su quel letto fatto di carne e poi riscaldarci con i nostri corpi abbracciati. A me sembrava di essere al Grand Hotel. Certo che lo ricordo ancora, ma dal giorno dopo sei tornato a essere lo stesso zoppo da disprezzare, e non solo perché ebreo,
ma anche perché è inutile per lavorare. E allora? Abbiamo sempre avuto qualcosa in più rispetto a tutti gli altri poveracci che erano con noi al campo. Amore mio, la vita è fatta di piccoli momenti che sembrano banali, ma hanno in sé un'importanza che non è uguale al mondo. E ce ne rendiamo conto solo quando perdiamo tutto ciò a cui diamo un'importanza esagerata, pur essendo di nessun valore. Cosa può avere più valore della vita di un essere umano? I momenti che la compongono, belli o brutti che siano. Anche quelli brutti. Certo, anche quelli brutti. Perché sono proprio come questi numeri impressi sul tuo braccio. Finché li vedi, significa che sei ancora viva e hai ancora il dono più prezioso che il nostro buon Dio potesse mai concederci. Dovevi spiegarlo ai nostri aguzzini, allora. Ma lo sai che non avrebbero mai capito, no? Avevano la mente, la coscienza e soprattutto il cuore offuscati da un delirio di onnipotenza che li rendeva completamente ciechi. Ho detto una cosa, Marlene. Il male peggiore l'hanno fatta loro stessi. Addirittura. Certo, perché hanno a noi tolto la vita, senza rendersi conto che così facendo erano loro per primi a morire. Anzi, i veri morti viventi che camminavano in quel campo erano proprio loro. È passato del tempo e io ancora non riesco a accettare quello che ci hanno fatto. Perché non è possibile accettarlo. Bisogna solo imparare a perdonare come il nostro buon Dio ci ha insegnato. E tu sei riuscita a perdonare? Certo, già uscendo la mattina dopo da quella baracca, dopo aver trascorso quella meravigliosa notte insieme. Ti ripeto la domanda. Tu sei così convinto che quell'orrore non accadrà mai più? Non lo so, ma lo spero, perché sta solo nella capacità degli esseri umani ad usare il cuore, capendo che fare del male ad un altro essere vivente non porta giovamento a nessuno, ma solo tanto dolore, e che prima o poi si ritorce contro chi lo ha provocato. Proprio come è capitato a chi ha fatto tutto questo a noi. Esattamente. Poi non mi risulta che la gran parte di loro abbia fatto una fine decorosa, no? Ma tu pensi che il bambino a cui hai salvato la vita sappia tutto ciò e abbia fatto una scelta diversa? Lo spero vivamente per lui, perché così capirebbe gli errori, anzi, gli orrori che ha commesso il padre. L'esperienza. Devi lasciare questi ricordi fuori dalla tua vita. Li devi solo custodire gelosamente dentro di te. E devi trasmetterli affinché la gente sappia, in modo che certe cose non accadano mai più! Tu pensi che potrò mai tornare ad essere una persona normale? Essere, dopo la tragedia che hai vissuto, forse no. Ma potrai cercare di sembrare una persona normale. Questo sì, agli occhi degli altri. Hai ragione. Prima di salire su quel maledetto treno, al binario 21, alla stazione centrale di Milano, destinazione Auschwitz, eravamo delle persone normali. Ma una volta arrivati, siamo diventati semplicemente degli ebrei da mandare al macello. E' per questo, amore mio, che il tuo compito è di trasmettere la verità alle generazioni di oggi e a quelle future. Sì. Allora cercherò di farlo fino all'ultimo giorno della mia vita. Ma dove stai andando ora? Lo sai, il nostro tempo per stare insieme è scaduto ed io devo andare via. Ma è ancora buio. È vero, ma prima che faccia giorno io devo essere fuori di qui, come sempre. Ti prego, non lasciarmi sola. Finché il ricordo di me sarà scolpito nel tuo cuore, tu non sarai mai sola. Ricordalo, sempre. Sì, ma io... Ora devo andare. Non posso perderti ancora. Questi non ti servono. E tu devi continuare a vivere per tutte le persone come me che sono passate attraverso quelle maledette ciminiere, diventando polvere, trasportata dal vento. No! 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 E così, come ogni notte ti sogno qui con me, marito mio.
che nemmeno quel meraviglioso gesto di salvare la vita a quel bambino è stato sufficiente a salvare la tua. Eri comunque inutile, anche per lavorare in quel maledetto campo, soffrendo, sputando sangue come tutti gli altri poveri esseri umani, oramai ridotti come carne da macello. Anzi, ossa da macello, visto che di carne sui nostri corpi ne rimaneva sempre di me. E così sono rimasta io a lavorare, soffrire, sputare sangue anche per te, cercando di resistere alla morte che camminava sempre al mio fianco, indossando quella terribile uniforme. E sono riuscita a non dargliela vinta, così da poter vivere ancora oggi, anche i momenti brutti che la vita mi pone di fronte, e cercando e potendo continuare a guardare questi muri impressi sul mio braccio. L'inutile zoppo ebreo, invece, il giorno dopo quell'ultima meravigliosa notte trascorsa insieme, è stato inviato comunque al forno crematorio. I suoi numeri non ha potuto più guardarli, perché era stato ridotto in polvere, come tanti altri milioni di persone. E chissà da quale di quelle maledette ciminiere sei uscito, amore mio. Ed è per questo che per me anche l'inutile polvere ha un valore inestimabile. Grazie a voi, grazie.